Benvenuti a questa meditazione dal titolo Evoluzione di se stessi. Adesso ti invito a fare un respiro profondo e a lasciarti andare chiudendo gli occhi. Quindi permetti a te stesso di entrare in quello stato mentale di tranquillità e di silenzio, di pace, di quel luogo tranquillo che c'è dentro di te. E quel luogo potrebbe essere un meraviglioso giardino, come la cima di una montagna. Per altri ancora potrebbe essere una spiaggia meravigliosa di sabbia, bianchissima e luminosa. Respira. Ascolta l'aria che entra e l'aria che esce. Qualunque sia il luogo della natura che preferisci, dove trovi il massimo della bellezza, il pieno di pace, che ti è più consono per trovare la tua pace interiore, ti invito ad andarci con la tua mente. Potrebbe essere un posto già noto, ma può essere anche un posto immaginario. Un posto che crei adesso nella tua mente. E mentre ti trovi in questo posto, chiediti: com'è il posto che preferisco nella natura? Che aspetto ha? Come mi sento quando mi trovo in questo posto perfetto? Osserva anche quanti colori vedi in questo posto meraviglioso, immerso nella natura. E ora immagina nella tua mente di creare il tuo santuario all'interno di te. Un luogo dove sei al sicuro, un luogo dove ti senti colmo di amore e in pace. E immagina ora di essere in quel luogo che è pieno di tutta questa energia meravigliosa, di energia divina, piena di pace, di amore, di accettazione incondizionata. E magari mentre respiri armoniosamente e ti rilassi, riesci proprio a percepire quella vibrazione. E senti questa energia che inizia delicatamente a scorrere in tutto il tuo corpo. Accompagnala con il respiro. Ora ti invito ad aprire il chakra della corona che si trova sulla sommità della tua testa. La fontanella. E immagina in quel punto che si apra come una finestra. E puoi anche immaginare di aprire una tenda oppure togliere delle ragnatele, non importa. Sai che puoi eliminare qualunque cosa ti trattiene o ti impedisce di connetterti con una luce brillante e bianca. L'energia divina con la frequenza dell'amore divino o qualunque sia il nome che tu vuoi dare a questa divina matrice. Ora ti invito ad aprire tutto te stesso,
questa energia aprendo il tuo chakra corona. Immagina di avere questa luce brillante, morbida, bianca, che entra dalla sommità del tuo capo. E permetti a quella luce di scorrere attraverso tutte le cellule del tuo corpo. Scorrendo verso il basso, attraverso la schiena e collegandosi a tutti gli organi interni e mandando ancora più luce al tuo cuore. Senti come il respiro diventa sempre più profondo. Sono respiri più lunghi e più lenti. Puoi anche sentire mentre attraverso il respiro ti riempi di energia. Ti stai riempendo di energia, di luce, di amore e di guarigione, di qualunque cosa tu ritenga di aver bisogno adesso per stare bene. Immagina di poterlo dare a te stesso, ora. Sapendo che dentro di te hai tutto quel potere, hai il potere di creare sentimenti e sensazioni nuove. Per essere gentile verso gli altri e gentile con te stesso. Per poter trovare pace e prosperità. Salute, felicità, proprio qui dentro di te, in questo santuario che stai creando, tu stesso nella tua mente, in ogni cellula del tuo corpo. Semplicemente rilassandoti. Semplicemente lasciando andare tutte le emozioni negative. Tutti i pensieri tossici. Tutte le credenze limitanti. Tutto ciò che ti impedisce di lasciare entrare ancora più luce, che ti impedisce di lasciare entrare la guarigione dentro di te. Ora ti invito a fare un respiro profondo. Di assorbire tutta questa energia, portandola proprio nel fulcro del tuo essere. Portalo nelle profondità, al tuo centro, e lascia che questa energia divina, riempia ogni cellula del tuo corpo, ogni filamento del DNA, ogni onda
onda cerebrale. Ogni parte del tuo campo energetico. Ogni elemento del tuo campo aurico. Tutte le parti di te si stanno riempendo di questa luce divina. Riconosci di provenire dalla matrice divina che sta entrando in te. Quindi sarà semplicemente una riconnessione a un'energia che conosci molto bene. E ti invito a fare tutto questo più spesso possibile, perché le tue guide divine, i tuoi aiutanti, chi ha sempre intenzioni positive, il tuo sé superiore, chiunque sia che è intenzionato a darti luce e amore, è sempre lì per te e attende pazientemente che tu possa farne buon uso, arrendendoti a quella guida superiore che viene sempre da questa sensazione di amore incondizionato e che non ti giudica. Non dice ciò che è giusto, ciò che è sbagliato, perché si basa su un piano divino. Respiro profondo, come se tu respirassi dal cuore. Apri il tuo cuore ancora di più, nel modo più delicato e pieno di grazia, perché loro vogliono che tu sappia che la sofferenza è solo un optional. Nel momento in cui avremo il coraggio di fidarci della saggezza del nostro cuore, quella guida superiore, quell'amore incondizionato, ci permetterà di sentire tutta questa pace in un equilibrio infinito dentro noi stessi. Questo ci permetterà di ricordarci da dove veramente arriviamo, chi davvero siamo e che anche se abbiamo un lato molto umano, anche se abbiamo il corpo umano, quella scintilla divina che abbiamo dentro è sempre con noi. E anche quella della fonte di tutta la creazione è anche lì per te. Ed è lì che aspetta di essere riconnessa e magari improvvisamente ti rendi conto quanto ciò possa essere semplice. La divina può insegnarti in modo amorevolmente divino come diventare la versione più grandiosa e meravigliosa di te e divenendo il migliore amico di te stesso. Ora, tutte le parti di te si stanno unendo come in una squadra e lo fanno per aiutarti a
aiutarti a fare ogni passo di quel percorso che ti porta ad essere la tua versione migliore, nel modo più gioioso, semplice e pieno di grazia. Ora ti invito a vedere te stesso in un momento del futuro, dove già stai vivendo quella vita felice, quella vita piena di salute, quella vita dove tu sei più grandioso, dove sei connesso al tuo cuore, dove vivi la vita partendo da un cuore aperto, partendo dalla saggezza che hai dentro. Dove realizzi i sogni e i tuoi obiettivi e i desideri del cuore. Dove sei al servizio del pianeta. Sei al servizio di te stesso, dove sei in grado di dare amore a te stesso, dove puoi apprezzarti e poi portare tutto questo ad un livello più alto, dove sai lasciare andare i dolori e i traumi del passato. Dove sei in grado di perdonare. Immagina di essere in quel futuro già adesso, collegandoti a quella tua versione superiore. E puoi anche fare una domanda alla versione migliore di te. Puoi chiedergli mentalmente: qual è la cosa più amorevole che io posso fare adesso per me stesso? Quali azioni dovrei fare per fare il prossimo passo nella mia evoluzione? Qual è la cosa migliore per fare il prossimo passo verso il divenire la versione più grande di me? E lascia che quella risposta ti arrivi, non forzare nulla, non giudicare nulla. Permetti che arrivi e sii grato per qualunque cosa tu riceva come risposta. E ora connettiti a questa sensazione dentro di te, a ciò che provi in questo momento, e chiedi a te stesso: dove sento questa sensazione di pace? Dov'è più forte? Dov'è questa sensazione più forte nella sua amorevolezza? Quanto posso sentirmi positivo dentro di me? Tu sai di avere tutte le risposte, tutte le risorse che ti servono per divenire quella versione più grandiosa di te. Allora, prova gratitudine verso te stesso, festeggia. Riconosci il fatto di aver preso la decisione di intraprendere questo percorso.
di intraprendere il viaggio, di continuare il viaggio, di seguire la strada del tuo sé superiore nel tentativo di realizzare quella saggezza superiore, sapendo che è giusto per te. Ti invito a guardare in profondità dentro te stesso e immergiti in questo sentimento, in questa sensazione di benedizione che stai sperimentando. Magari vengono fuori delle parole rivolte a te e magari ti senti fiducioso. Provi affetto per te stesso. O forse ti senti intrigato, ispirato o in venerazione di te. Sei pronto a realizzare quei cambiamenti, a ottenere quegli obiettivi. Segui i consigli del tuo migliore amico, quella parte di te che già sa quanto potenziale hai dentro di te. Ma questo potenziale aspetta solo di essere riscoperto da te. E questo pensiero già da sé, magari, fa emergere sentimenti più forti di gioia dentro di te. Adesso sai, dal profondo del tuo cuore, che più amore riesci a provare e a donare a te stesso, più amore avrai da condividere con gli altri. E con questa consapevolezza meravigliosa, puoi canalizzare questa energia potente, creatrice, ed espanderla dal tuo cuore verso il cuore di tutte le persone che ti sono vicine, per permettere a questa energia di amore e di gratitudine di espandersi, di andare oltre il tuo spazio, arrivando a più persone possibili. Andando oltre la tua casa, oltre il tuo ambiente, espandendosi dal tuo paese verso l'intero pianeta, per portare amore a tutti coloro che ne hanno bisogno ora. Mandiamo energia d'amore a coloro che vivono in zone di guerra, in zone di povertà. Ogni essere sulla terra, augurandogli il meglio. E possiamo fare tutto questo attraverso la nostra energia. Basta solo ricordarci di farlo. E adesso osserva come dal tuo cuore l'amore che è dentro di te, in connessione con l'energia della creazione, si espande a tutti gli esseri viventi. Fai un respiro profondo e quando senti che è il momento giusto per te, fai un altro respiro ancora più profondo. Inizia a muovere le mani, i piedi, ritorna a sentire il tuo corpo. Un altro respiro profondo e apri gli occhi. E bentornato. E grazie.
per essere stata con me per questa meditazione. Come sempre, con amore e gratitudine.